È partita da Matera la mostra itinerante dedicata ai 120 anni della FIGC. Organizzata dalla Federcalcio in collaborazione con la Fondazione Museo del Calcio di Coverciano, segna una tappa di avvicinamento al 19 gennaio del prossimo anno, data della cerimonia inaugurale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Svelata ieri alla presenza delle autorità locali e federali e dei commissari tecnici Roberto Mancini e Milena Bertolini, la mostra resterà aperta fino al 5 luglio. All'interno è possibile ammirare i trofei vinti dalla nazionale e alcuni prestigiosi cimeli dei suoi più grandi protagonisti, come le maglie storiche di Giovanni Ferrari, Giacinto Facchetti e Paolo Rossi. Il vice commissario Alessandro Costa Curta ha sottolineato la responsabilità della FIGC nel creare percorsi educativi capaci di legare cultura e sport. Milena Bertolini è stata nominata ambasciatrice di Matera 2019. Credo che nella nazionale femminile, ha sottolineato, ci sia un messaggio molto forte di cosa significhi il legame tra cultura e sport. Matera ha accolto con grande affetto Roberto Mancini. Questa città ha dimostrato quanto sia importante fare squadra, riuscendo a diventare una delle città più importanti d'Europa, detto il CT. La nazionale e il calcio italiano devono prenderla come modello.